Tony Carneluti, abbiamo l'onore di avere una presentazione ufficiale del nuovo Range Rover Sport. Quali sono le nuove caratteristiche di questo veicolo? Allora, anteprima ufficiale di questo nuovo gioiello uscito da casa Land Rover, Range Rover Sport dopo Evoque prosegue sulla strada dell'innovazione tecnologica e non solo, anche di design. Caratteristiche sono infinite, ci vorrebbe veramente una serata, qualche ora per spiegarle tutte quante. Voglio sottolineare in particolare che questa è la prima macchina completamente in alluminio, che rispetto alla precedente per esempio ha un peso inferiore di 550 kg, che la rendono unica nel suo settore, quindi con le motorizzazioni diesel e benzina, diesel da 3 litri da 250 da 290 cavalli e una motorizzazione benzina 8 cilindri da 5 litri da 5000, la conferiscono delle prestazioni assolutamente uniche nella categoria. Poi ovviamente, essendo una Range Rover, è unica nelle, oltre che nelle prestazioni, nelle finiture, nella qualità delle dotazioni, in qualsiasi particolare la qualità è esaltata. Ci sono due prese d'aria in più in questo modello sul cofano. Queste sono due prese d'aria in più che, oltre ad avere un effetto anche meccanico ovviamente importante il raffreddamento, un effetto estetico particolare che Range Rover ha adottato per la prima volta sulla Sport. In base poi anche alla versione, che sia una Dynamic, che sia un HSE o che sia una Autobiography, cambiano le colorazioni di queste prese d'aria e uno quindi ha la possibilità di personalizzare completamente a livello unico la propria autovettura. Parliamo dell'abitacolo, le novità all'interno quali sono? Beh, le novità, grazie al passo aumentato di 12 cm, quindi abbiamo la distanza tra l'interasse e le ruote più lunga di 12 cm, si è potuto ampliare ancora gli spazi interni, rendere oltre che l'abitabilità ancora migliore per i passeggeri e per il guidatore, anche aumentare la capacità di bagagliaio, quindi la capacità di carico e soprattutto il comfort, perché un passo più lungo vuol dire avere anche un comfort maggiore in fase di marcia normale. Inoltre, le dotazioni più moderne, ormai tra elencarle tutte ci sono, e le più avanzate tecnologie sotto il profilo della sicurezza sono adottate su questa di serie su questa macchina. È vero che può arrivare anche a 7 posti l'abitacolo? Può arrivare anche a 7 posti, è vero, si possa avere la richiesta, si possono avere i 7 posti con 2 sedili posteriori che vengono alloggiati con l'ingresso ovviamente dalla seconda porta e anche questi con un comfort per ospitare 2 persone adulte. I consumi saranno inferiori rispetto al modello precedente? Assolutamente sì, 550 kg di meno vuol dire una riduzione dei consumi intorno al 25%, il motore da 3 litri da 250 cavalli arriva ad un consumo medio che si attesta intorno al 7.6%, 7.6-7.8, che è assolutamente un record per la categoria. I costi? I costi, abbiamo un entry price della versione SE diesel da 3 litri da 250 cavalli a 66.000 euro. Ricordo che la macchina, comunque, tanto per dare un'idea, anche sulla versione d'ingresso, all'interno in pelle, il cambio automatico, il navigatore satellitare, il farlo xeno è molto molto ben dotata, è già quasi di tutto accessoriato. Poi si possono arrivare fino agli oltre 90.000 della versione Autobiography sulla versione 5 litri. Comunque un range di proposte molto ampio e soprattutto è assolutamente personalizzabile, uno può costruirsi la sua Range Rover come meglio gli piace. Buona guida a tutti allora. Grazie a voi.